Il ministro dell'interno Alfano, ospite ieri sera delle conversazioni sulla legalità organizzate dalla diocesi, ha ribadito la necessità di tutelare i dipendenti delle aziende confiscate per mafia. Eletto a larghissima maggioranza il nuovo presidente del consiglio comunale di Acicatena, si tratta di Luigi Lucchesi, rappresentante della Civica Uniti per la città. Calcio a 5, continua l'avventura della formazione Under 21 della Cireale impegnata in Abruzzo nella Final 8 di Coppa Italia. Bentrovati con Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, riflettori su Santa Maria a Malati, dove è stata effettuata l'ennesima bonifica ambientale, ripulita dai tanti pneumatici presenti la discarica che si era formata accanto all'archivio storico comunale. A Giarre i sindaci del distretto sociosanitario contestano l'azione isolata del sindaco Bonaccorsi. L'ospedale, dicono, non è una proprietà privata. Parleremo anche di città metropolitane e liberi consorzi. Il movimento politico Officina Cireale sollecita sindaco e deputati. In città si sostiene è calato il silenzio sull'argomento. E poi calcio e altri sport in primo piano. Per quanto riguarda il calcio dilettantistico, riposa domani la Cireale. Riflettori invece sul derby Amarcord, Paternò, Giarre. Questo è altro all'interno del nostro reporter che andiamo ad aprire con la grande mobilitazione registrata ieri sera ad Acireale in occasione della visita del ministro dell'interno Angelino Alfano, ospite nella chiesa di San Rocco della diocesi, in occasione dell'incontro Conversazioni sulla legalità. Vediamo. Tutelare i lavoratori dipendenti delle aziende confiscate per mafia. E questa è la priorità nel breve periodo del ministro degli interni Angelino Alfano, che ospite ieri delle conversazioni sulla legalità organizzate dalla diocesi di Acireale, ha illustrato la necessità di creare delle figure in grado di recuperare le aziende confiscate alle mafie e cercare di farle sopravvivere sul mercato anche senza il doping, come lo ha definito lo stesso ministro dell'intervento mafioso. L'intervento di Alfano è stata la degna chiusura di una giornata che ha visto altri interventi autorevoli, come quello di Umberto Postiglione, direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati, di Davide Pati di Libera e di Giovanni Salvi, procuratore della Repubblica di Catania, che ha sottolineato l'importanza di fare sistema. Occorre dare un futuro alle aziende e naturalmente a tutti coloro che vi lavorano onestamente, ha sottolineato Salvi, altrimenti ci giochiamo la credibilità come Stato. Sulla stessa linea anche lo stesso Alfano. Dobbiamo evitare, ha spiegato il ministro degli interni, che il lavoratore sia costretto a fare l'equazione mafia uguale lavoro, Stato uguale disoccupazione. Per questo vogliamo creare la figura di un manager che provi a reinserire le aziende sul mercato. Qualora l'azienda non fosse in grado di sopravvivere, allora dovrebbe intervenire lo Stato a tutelarne i lavoratori. Alfano ha ringraziato magistrati e forze dell'ordine per il quantitativo impressionante di confische operate, così tante da mettere lo Stato in difficoltà nella gestione dei beni, e ha invitato a non aver paura a consegnare i beni confiscati anche a privati. È vero, c'è il rischio che finiscano nuovamente in mani mafiose, ha affermato Alfano, ma sono sicuro che grazie all'impegno di forze dell'ordine e magistrati saremo in grado, se l'ipotesi si verificasse, di sequestrarle di nuovo. Per noi sarebbe una doppia vittoria. Alfano ha poi ricordato Giovanni Falcone, motore ispiratore del principio colpire la mafia seguendo il flusso del denaro, e ricordato che tutto quello che stiamo facendo lo facciamo in memoria di coloro che hanno pagato con il sangue l'impegno contro la malavita. Soddisfatto a fine giornata il vescovo Antonino Raspanti, che ha organizzato l'evento. Se i lavoratori di queste aziende dovessero perdere il lavoro, lo Stato non li manderà in mezzo alla strada, quindi lo Stato non abbandona chi eventualmente vittima della mafia perdesse il lavoro e andasse fuori. Spero che davvero che quello che gli ha detto a nome del governo possa lentamente essere attuato con delle norme precise, delle prassi e delle discipline messe a punto meglio di quanto sia adesso. Le forze dell'ordine stanno lavorando, come anche magistrati, a quanto pare stanno lavorando davvero molto bene, perché hanno fatto un'azione di contrasto che oggi viene presa a modello anche in altre nazioni, sia europee sia internazionali. E adesso invece ci occupiamo di cronaca nera. Due persone sono state arrestate dai carabinieri
della compagnia di Acireale, stazione di Pedara, in quanto sorpresi mentre allacciavano l'impianto di casa all'illuminazione pubblica. Si tratta del 68enne Giovanni Vicenzino e del 66enne Sebastiano Bonamico, entrambi del posto. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati per direttissima. Un incidente invece si è verificato questa mattina ad Acireale, un incidente che ha coinvolto un ciclista mentre percorreva la pista ciclabile in direzione Piazza del Duomo. È successo nel centralissimo Corso Umberto, angolo con via Marzulli. Una donna alla guida di una Daihatsu, uscendo da via Marzulli, ha investito un quarantenne che a bordo di una bici viaggiava sulla pista ciclabile. Non ci sono state fortunatamente conseguenze fisiche per il ciclista, ma lo spavento è stato tanto. L'uomo ha poi raccontato ai soccorritori che già stamane aveva evitato per un pelo almeno altri 4-5 incidenti pur viaggiando all'interno della striminzita pista ciclabile realizzata nel centro urbano. Sul posto dell'incidente a contribuire non poco ha giocato anche, come evidenziato dalle foto che vi stiamo proponendo di Consoli, il palo segnaletica che indica il divieto di fermata in vista della gara ciclistica di domani, che come si vede è posizionato proprio al centro della pista ciclabile, finisce inevitabilmente per ostruire la visuale e anche gli spazi di manovra dei ciclisti. Il comandante della Polizia Municipale di Acireale, Antonino Molino, comunica che dalle 7 di lunedì prossimo alle 24 di mercoledì, 11 marzo, per consentire i lavori di metanizzazione sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e il divieto di circolazione in via Lazzaretto lungo la corsia di marcia posta nel tratto compreso tra via Jacopone da Todi e via Ludovico Ariosto. Gli autobus di linea urbana in alternativa percorreranno via Ariosto. E adesso invece ci spostiamo nella vicina Aci Catena. Eletto ieri sera durante i lavori del Consiglio Comunale il nuovo presidente. Così come nelle previsioni, Luigi Lucchesi, 62 anni, medico, unico rappresentante in consiglio della lista Uniti per alla seconda consigliatura, succede al professor Salvatore Finocchiaro, dimessosi a seguito di un accordo politico interno alla coalizione di maggioranza. La presidenza quindi passa dalla civica Lo Strappo all'altra civica Uniti per la città. Entrambe hanno sostenuto in campagna elettorale il sindaco Ascenzio Maesano. La votazione d'Aula non ha riservato particolari sorprese, rispettando, dicevamo, le previsioni della vigilia. Sebbene fossero presenti tutti e 20 i consiglieri comunali, solo 19 di questi hanno votato. Il consigliere Gianluca Grancagnolo invece è uscito dall'aula. Hanno votato Lucchesi 17 consiglieri, 2 le schede bianche. Primo atto della nuova presidenza, la consegna della campana da parte del consigliere Orazio Barbagallo. Il portavoce di Uniti per la città, invece, Angelo Russo, già ieri ha salutato con soddisfazione l'elezione di Lucchesi, conosciuto in città non solo per l'attività professionale, ma anche per l'impegno nel mondo del volontariato e nella Croce Rossa, in particolare dal 71 al 2003. E che era un patto di coalizione che già il sindaco Cenzio Maiosatto aveva fatto in modo preelettorale e che è stata rispettata, bisogna dare atto di questo. A parte sono molto contento non solo personalmente dei numeri che sono usciti ieri sera, ma per il significato che questi hanno. Cioè significa che c'è una coalizione effettivamente forte, compatta, che porta avanti un certo tipo di discorso. Ma ancora più contento sono perché a questi si sono aggregati anche altri consiglieri che finalmente hanno capito che per risolvere certi problemi locali, anche dovuti al fatto di questa grande crisi che ci attanaglia, bisogna remare tutti verso una stessa direzione. E quindi fa piacere che ci sia un numero rilevante di persone che portano avanti questi ideali, che poi sono gli altri che gli ideali della città. Sono altresì contento anche perché finalmente si è messo forse un taglio a quelli che erano i vecchi pregiudizi della vecchia politica,
che voleva la politica degli inganni, la politica dei compromessi, la politica del non mantenere le promesse, e finalmente credo che con Ascenzio Maisano questo si stia avverando, perché ha voluto mantenere a tutti i costi questa promessa che aveva fatto, questo impegno che aveva preso con la mia lista e con tutta la coalizione, ed anche perché il presidente uscente Salvo Finocchiaro ha voluto mantenerne tempi, a parte qualche giorno così di ordine tecnico per motivi tecnici, ma però ha mantenuto l'impegno, e quindi tutti quanti sembrerebbe che vogliamo raggiungere quell'obiettivo di essere tutti uniti e compatti. Presentato questa mattina al sindaco di Aci Catena un interessante progetto, un itinerario turistico che si snoda lungo le terre forti di Reitana e San Nicolò, un percorso da affrontare con la bicicletta per godere delle meraviglie paesaggistiche, naturalistiche e archeologiche del territorio. Il progetto, redatto dall'ingegner Francesco Ioppolo in collaborazione con la sezione catanese della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, dicevamo, è stato illustrato al sindaco dallo stesso progettista e dai militanti del Movimento 5 Stelle in presenza del deputato all'Ars Angela Foti. Gli obiettivi del progetto, dal costo irrisorio perché basato su strade bianche già esistenti, sono chiari: dare impulso all'economia della città puntando sulle risorse paesaggistiche, sul patrimonio storico e culturale, indirizzare l'amministrazione verso lo sviluppo sostenibile del territorio con opere pubbliche accessibili a tutti e che promuovono il benessere della comunità e la valorizzazione dei beni locali, in particolare il tratto catenoto dell'itinerario cicloturistico a cui il progettista ha dato la denominazione Le Vie dell'Acqua, che sarebbe contiguo al corridoio 7 che, secondo le specifiche europee, dovrebbe collegare Oslo a Catania attraverso una rete di itinerari cicloturistici. Si può fare, ha commentato il sindaco Ascenzio Maisano, che ha dato disposizioni perché, al di là di ogni altro provvedimento, da lunedì il percorso venga ripulito per la fruizione immediata. Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato regionale Angela Foti, ma sull'argomento avremo modo ancora di tornarci nelle prossime edizioni del nostro giornale. Adesso invece ci fermiamo. Tra le iniziative del Movimento 5 Stelle si segnala anche l'istanza di deliberazione Io pago, io decido, anche su questo torneremo nelle prossime edizioni del nostro giornale. Adesso invece pausa pubblicitaria, torniamo subito. Da Ulisse i saldi fanno i saldi. Se compri un articolo in saldo e poi ne aggiungi un altro, ottieni un 10% di sconto sul primo e un 20% in più sul secondo. E se ne compri 3, 4, 5? Avrai un 30, 40, 50 fino al 100%. Solo sulle scarpe? Ma no! Su quello che vuoi. Da Ulisse, borse, valigie, abbigliamento sportivo, accessori e tanto altro. Ulisse. La vita un passo alla volta. Da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante, sempre. Abiti comunione, battesimo, damigelle, paggetti e ancora angolo outlet per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris a Cireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico, le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica, frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Degustare uno dei nostri rosoli
regala ai sensi immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve, anche in elegantissime confezioni regalo. Vendita in grosso e dettaglio. Sede produzione a Valverde, in via dei Belfiore 4244. Le antiche delizie, i sapori della natura. La scuola è per la vita. Scegli oggi per tuo figlio un'ottima scuola. Lo preparerà un futuro senza incertezze. La scuola Galileo Galilei è l'unica con indirizzo musicale. Attraverso il piano operativo nazionale ha istituito dei corsi di informatica e DCDL, matematica, tre lingue straniere, perfezionamento della lingua italiana e laboratorio teatrale. L'Istituto Galilei è centro territoriale permanente per l'istruzione degli adulti, con corsi serali di alfabetizzazione, lingue, sartoria, licenza media, idoneità al terzo anno di istruzione superiore. Galileo Galilei a Cireale, una scuola moderna con aule tecnologiche, auditorium e atelier artistico anche per il sostegno. Venite a trovarci. Ripulita una discarica, subito se ne riforma un'altra. Accade ancora una volta nella popolosa frazione accese di Santa Maria Ammalati. Neanche il tempo di bonificare una discarica che subito se ne riforma un'altra. L'inciviltà non ha limiti e inascoltati rimangono perciò gli appelli dell'assessore all'ambiente del comune di Acireale, Francesco Fichera, che fa di tutto per contrastare tali fenomeni. Ripulita quindi a Santa Maria Ammalati la discarica dei pneumatici che si trovava in via Castagneto accanto proprio all'archivio storico comunale. Un intervento sollecitato da più parti ora così attuato, procedendo inoltre a chiudere il varco nella recinzione dell'area privata nel cui terreno era stato scaricato il materiale. In precedenza si era pure provveduta ad eliminare un'altra discarica formata sempre da pneumatici, abbandonati in uno slargo lungo la via Carico. Attuata questa bonifica, ora sono saltati fuori altri rifiuti, un materasso, un frigorifero e materiale di natura edilizia. Non vi è pace perciò per il territorio comunale acese, sempre martoriato da questi vandali dell'ambiente, nonostante vi sia disponibile un servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti. In proposito, l'Istituto Magistrale Statale Regina Elena ospiterà lunedì un incontro formativo sul percorso che compie il rifiuto. Riduci, riusa, ricicla, recupera. Trasformare un problema in una risorsa economica. L'incontro è in programma a partire dalle ore 9 nell'Aula Magna della Regina Elena e sarà tenuto da Danilo Pulvirenti, presidente dell'Associazione Rifiuti Zero. Adesso ci spostiamo a Giarre, la protesta del sindaco Bonaccorsi che si è insediato, lo diciamo tra virgolette, all'ospedale di Giarre. In una nota congiunta diffusa nel pomeriggio di ieri, i sindaci di Riposto, Calatabiano, Fiumefreddo e Sant'Alfio, rispettivamente Enzo Caragliano, Giuseppe Intelisano, Marco Alosi e Giuseppe Nicotra, hanno contestato apertamente l'iniziativa del sindaco di Giarre, affermando che l'ospedale non è una proprietà privata. L'iniziativa assunta dal sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi, di occupare la sede del nosocomio giarrese, seppur valida e condivisibile, si legge in una nota, è stata organizzata senza coinvolgere i sindaci del distretto sanitario che sovrintendono l'ospedale, così come si è fatto per il passato. Un pieno coinvolgimento dei sindaci, a nostro parere, sostengono i quattro sindaci di Riposto, Calatabiano, Fiumefreddo e Sant'Alfio, sarebbe stato più opportuno anche per dare maggiore peso all'iniziativa, non dimenticando che i primi tutori della salute pubblica sono i sindaci che operano nei rispettivi territori. Il sindaco di Riposto, intanto, Enzo Caragliano, esprime compiacimento per il voto all'unanimità dei presenti in Consiglio Comunale dell'atto di indirizzo attraverso il quale il Consiglio impegna l'amministrazione a intraprendere ogni azione necessaria alla tutela dell'ospedale di Giarre attraverso azioni determinate e forti, atte a scongiurare la chiusura della struttura a garanzia degli interessi della propria collettività, anche mediante il coinvolgimento dei sindaci dell'Interland. Torniamo ad Acireale, la presa di posizione del movimento politico Officina Acireale, si parla di liberi consorzi di città metropolitane e Officina Acireale chiama il sindaco di Acireale e i deputati.
città metropolitane e liberi consorzi. Mentre l'Assemblea regionale siciliana discute in questi giorni di una riforma istituzionale fondamentale che investe tutti gli enti locali, il movimento politico Officina Cireale prende posizione con una lettera aperta, inviata alla città e ai suoi rappresentanti. In tutta la Sicilia, si legge, tanti sindaci stanno protestando e si stanno attivando per difendere le loro comunità dall'annullamento in territori che non li rappresentano. Nella nostra città, invece, purtroppo è calato il silenzio. Acireale può ancora essere a capo di un libero consorzio di comuni, continua Officina Cireale, quello del comprensorio ionico etneo a nord di Catania. La questione è solo politica. Da qui l'appello al sindaco e alla deputazione nazionale e soprattutto regionale. Sul valore assoluto della democrazia non possiamo agire a correnti alternate, ovvero invocare la piazza per determinati fatti e per tanti altri allargare le braccia come unico esercizio cinico e politico, e mi riferisco a questa vicenda dei liberi consorzi e delle città metropolitane. Officina Cireale sente forte la responsabilità di elevare il livello del ragionamento e chiede alla deputazione regionale, ancor prima al nostro sindaco Roberto Barbagallo, di uscire da questa fase di mutismo, da questa tarantella che molti recitano alla corte di Enzo Bianco e di Crocetta, e chiede invece di concentrare il nucleo della ricerca politica a favore della libertà dei territori, del diritto ai servizi, di un giusto e rinnovato dialogo fra la Costituzione e gli enti locali. Acireale non può essere ridotta a mero votificio, perché Acireale ha una sua storia, una sua cultura, un suo popolo che è disponibile a costruire su questa vicenda le barricate, contrapponendosi anche a quel famoso principio del libro di Balzac secondo il quale la piazza non può far concorrenza allo Stato civile. Io dico che, al pari di tutti gli altri sindaci siciliani che si stanno impegnando in questa battaglia, anche Roberto Barbagallo, se esiste, deve battere un colpo e lo deve battere forte nelle sedi istituzionali, nelle sedi palermitane, dove andare non ad accompagnare l'onorevole D'Agostino, ma per far prevalere le ragioni della nostra autonomia ed evitare che l'Assemblea regionale siciliana vada in scena la rappresentazione della tragedia. Restiamo ad Acireale, parliamo di strisce blu e più in generale di segnaletica orizzontale che risulta ormai assente o sbiadita in diverse zone della città. Vediamo. Segnaletica orizzontale ad Acireale, soprattutto, ma non solo, assente nelle zone periferiche della città come lungo la via Salvatore Vigo nel quartiere San Michele. A quando la realizzazione? L'interrogativo viene formulato dal consigliere comunale Francesco D'Ambra, che alla fine della scorsa estate ebbe modo già di segnalare tale esigenza nelle zone citate, ma senza aver trovato finora il dovuto riscontro. Si è puntato tutto, ha sostenuto così D'Ambra, sulla nascita di una pista ciclabile che sarà utilizzata solo da una cerchia di persone alquanto ridotta. All'assenza di segnaletica occorre pure aggiungere come alcune vie laterali che si diramano dal Corso Umberto e dal Corso Savoia presentano le aree blu delimitanti la sosta oraria a pagamento ormai quasi cancellate. Sulla tematica l'assessore alla viabilità Rori Pietro Paolo ha modo di sostenere come si stiano programmando una serie di interventi in varie zone della città proprio per fare fronte alle carenze riscontrate. Finora tutto ciò non è stato possibile attuarlo, vista una serie di concatenazioni, cioè la stagione invernale ricca di piogge, il cambio della guida della caserma della Polizia Municipale e per ultimo il Carnevale. Per realizzare la segnaletica in città e nelle frazioni, a differenza del passato, inoltre, non si interverrà a macchia di leopardo, ma attuando tutto ciò che necessita, dai passaggi pedonali alle aree delimitanti la sosta. Inoltre sarà necessario anche avere un pizzico di pazienza, in quanto la disponibilità di due sole operai tuttofare non permette tempi rapidi. Parliamo adesso di teatro. Oggi e domani, presso il Teatro alla Matrice di Aci Catena, il Teatro Stabile Aci Catena porterà in scena La Torre sul Pollaio di Italo Calvino. Appuntamento, dicevamo, alle 20, oggi e domani. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, a tra poco.
Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla Biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Topolini a scuola. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera, la scuola materna, la scuola primaria. Esistono tre modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi abbiamo rinunciato ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra con istruttori hip hop, coro di voci bianche, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia School, via Arcangelo Raffaele 2, Aci Reale. Se sei grande per frequentare una ludoteca per bambini e vuoi scoprirne una per ragazzi, Ludorama, la prima ludoteca dedicata ai ragazzi. In un ambiente sano e controllato, giochi da tavolo, tornei di videogiochi, Xbox, PlayStation, centro autorizzato giochi di carte, Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Force of Will. Da Ludorama tutti i giochi sono anche in vendita. Vasto assortimento di giochi da tavolo, action figures, da marchi come Hasbro, Lego, Giochi Uniti. Materiale per modellismo statico e dinamico Warhammer. Ludorama, via Giovanni Verga 78/80, Aci Reale. Per info 095 28 62 387. Ci trovate anche su Facebook. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi Aci Reale. Progetta il tuo futuro. Puoi scegliere tecnico per il turismo o liceo artistico. Al turistico imparerai tre lingue: inglese, francese, spagnolo o tedesco. Avrai le porte aperte in tutta Europa per impieghi in strutture ricettive, turistiche e non solo. L'appassionante piano di studi prevede stage in Italia e all'estero, su navi da crociera, oltre a viaggi di istruzione. Se la tua passione è l'arte, liceo artistico con 6 indirizzi: arti figurative, architettura ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia. È prevista la partecipazione a concorsi nazionali ed europei. Stage formativi. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi Aci Reale, via Giovanni Verga 99. Per info 095 764 92 94. La scuola, con struttura all'avanguardia, è dotata di laboratori, aule informatiche, fornisce i libri gratuitamente per il biennio, realizza progetti europei extracurriculari. Terza parte del nostro giornale interamente dedicata allo sport. Cominciamo a parlare di calcio, calcio dilettantistico. Osserva un turno di riposo l'Aci Reale. Riflettori sul derby d'altri tempi tra Paternò e Giarre. Vediamo. La quiete prima della tempesta. Weekend di riposo per l'Aci Reale, che ha giusto il tempo di ricaricare le batterie per affrontare al meglio poi un tour de force di 3 partite in 10 giorni. Si comincia mercoledì prossimo alle 18 per il recupero casalingo con il Modica, poi domenica 8 trasferta a Rosolini e il 15 di nuovo al Tupparello contro il Milazzo. Buona parte della stagione dunque passa dalle prossime 2 settimane per i Granata, in lotta per un piazzamento playoff e con l'occhio sempre al terzo posto, che permetterebbe di giocare in casa l'eventuale semifinale e consegnerebbe 2 risultati su 3 agli accesi. In campo invece tra oggi e domani il resto delle squadre del girone B d'Eccellenza siciliana. Gli occhi di Ricca e compagni saranno puntati così sulle rivali dirette: la Castelbonese, che gioca lo scontro diretto contro l'Igea Virtus, il Via Grande domani a Scordia contro la vice capolista, e il Milazzo, terzo in classifica, di scena a Modica, che dovrebbe presentare in campo nuovamente la formazione juniores, così come è successo nella gara poi interrotta di sabato scorso con l'Aci Reale. La capolista Siracusa invece non dovrebbe avere problemi in casa contro un Vittoria allo sbando, mentre la Sampio, oggi nell'unico anticipo di giornata, riceve il Taormina, ultimo della classe. In promozione invece, discorso già chiuso per il primo posto, con lo Sporting Taormina che riceve oggi un San Gregorio impelagato nei bassi fondi della classifica e che non dovrebbe avere difficoltà dunque a difendere i 10 punti di vantaggio sulla seconda. Il Trecastagni, che sconvolto dai problemi societari, ospita sempre oggi, probabilmente ancora con la juniores in campo, il San Filippo del Mela.
Obiettivo playoff invece per il Real Aci di Nino Marchetti, che alle 15 inaugura il vecchio comunale di Acireale dopo la chiusura delle ultime settimane per fare da teatro al Luna Park del Carnevale. Avversario dei realini il Randazzo, in lotta per evitare i playout. Playout che invece ormai non può più raggiungere l'Aci San Filippo, lontanissimo dalla quintultima in classifica e atteso oggi dal Torre Grotta. Domani alle 15 sul neutro di Aci Buonaccorsi infine l'Aci Sant'Antonio riceve la Ionica per blindare il capitolo salvezza. Dopo due settimane di sosta infine tornano in auge prima e seconda categoria. In prima attenzioni rivolte al derby Aci Catena Milo, in programma domani al Bottino alle 15, mentre in ottica playoff interessante risulta Russo Calcio Calatabiano domani a riposto. Aci Buonaccorsi invece atteso oggi dalla Catanese ed in cerca di punti utili per agganciare i playout e non abbandonare direttamente la categoria. In seconda, infine, la capolista Aci Platani oggi a Tremestieri Etneo per difendere 5 punti di vantaggio sullo Sporting Mascalucia, che domani mattina invece gioca ad Aci Catena contro un Atletico Aci San Filippo che vuole ancora dire la sua in chiave playoff. Riposa lo Zafferana, sfide salvezza per il Santa Venerina a Cerami con la SD Viola e per il Città di Pedare in casa contro il Real Adrano. E adesso parliamo di calcio a 5, le attenzioni concentrate sulla Acireale Under 21 di calcio a 5 che è impegnata in Abruzzo nella Final 8. Acireale, il sogno continua. A Montesilvano l'avventura dei Granata nella Final 8 di Coppa Italia Under 21 prosegue oggi con la semifinale in programma alle 14 contro la Lazio, che ieri ha eliminato nella gara d'apertura i campioni in carica della Chaos Futsal battendoli per 6-3. Musumeci e Company invece hanno battuto 4-2 la Fenice Venezia in una gara dalle innumerevoli emozioni e che ha visto gli acesi sempre avanti nel parziale. Acesi in vantaggio dopo 9 minuti con Giovanni Messina che devia in rete un bolide di Capitan Musumeci. Passa un solo minuto e i veneti pareggiano con Brunetti, appostato sul secondo palo su schema da calcio di punizione. L'1-1 però dura solamente 22 secondi perché Pennisi riporta avanti l'Acireale, raggiunto ancora una volta al 12esimo, stavolta dalla rete di Tenderini. Si va negli spogliatoi così sul due pari che resiste fino a metà della ripresa quando è Berti a firmare il 3-2 per l'Acireale, vantaggio poi ibernato a 2 dalla fine da Alessio Trovato che spedisce i suoi tra le prime 4 squadre d'Italia di categoria. Oggi come detto alle 14 sempre al Palaroma di Montesilvano la prima delle due semifinali con l'Acireale che affronta la Lazio, nell'altra partita invece in programma a seguire alle 16 il Napoli che ha surclassato 7-1 la San Giorgese se la vedrà con l'Asti che invece ha battuto di misura 4-3 il Lecco. Domani infine sempre alle 14 in scena la finalissima sul parquet del Pala Giovanni Paolo II di Pescara e l'Acireale vuole esserci. E adesso uno sguardo anche agli altri sport in programma in questo fine settimana. Vediamo. Weekend sportivo dell'Acese segnato dalla Final 8 di Coppa Italia Under 21 dell'Acireale Calcio a 5, ma non mancano gli appuntamenti importanti anche nelle altre discipline. Sempre nel futsal, ma di Serie C2, ad esempio Trinacri e Acireale, Real Aci vanno in scena oggi, entrambe impegnate a Messina. I primi contro la vice capolista Sport Club Peloritana, i secondi contro i terzi in classifica del Merì. Trasferte ostiche dunque per le due acesi che vanno a caccia di punti per blindare il capitolo salvezza. Stesso obiettivo dell'Aquilia Acireale di volley maschile in Serie B2, che dopo la sosta torna in campo domani alle 17 al Pala Sporting Center di Sant'Agata Libattiati per il derby con il Città di Via Grande. I viagrandesi, già battuti al tie-break dai Granata nella partita d'andata, navigano nelle parti alte della classifica, ma l'Aquilia ha da riscattare l'ultimo stop in atteso contro il Roga Volley a Gira e ha bisogno assoluto di punti per tenersi a distanza di sicurezza dai play-out. Spareggi salvezza ben più distante invece per la Liberamente Aci Catena nel volley femminile di Serie C. Le liberelle sono attese domani da un altro derby, ma cittadino, contro le cugine del Golden Volley, alla disperata ricerca di punti per rianimare la loro stagione e la loro classifica. Terz'ultime in campionato, infatti, le catenote della Golden, che domani faranno gli onori di casa, sono obbligate a non perdere per non allontanarsi dal treno della salvezza diretta. La Liberamente, invece, stabile a metà graduatoria, gioca senza particolari pensieri, ma con la voglia di bissare il doppio successo contro le cugine già ottenuto in stagione tra Coppa e gara d'andata.
Riproposta poi domani nella palestra di Via Europa, fischio d'inizio alle 19.30, la giornata della solidarietà, che prevede una raccolta fondi da destinare all'associazione Famiglie SMA, genitori per la ricerca sull'atrofia muscolare spinale, e una raccolta di generi di prima necessità che verranno donati alle parrocchie della città per la distribuzione tra gli indigenti. Tornando allo sport invece, domani alle 18 a Cefalù il basket Cireale è atteso dalla trasferta in casa della capolista del girone I di divisione nazionale C. Messinesi reduci da 5 vittorie di fila, accesi invece in serie negativa da 4 partite. Il risultato così sulla carta sembra scontato, anche alla luce delle assenze in casa Granata, con capitan Marzo che ha salutato la causa accese per motivi personali e con il croato Maric infortunato. Evitare una debacle, dunque, sarebbe già un buon risultato. Parliamo infine di ciclismo. Domani si corre ad Acireale il 12° evento ciclistico Città di Acireale Memorial Tenente Paolo Giardina. La manifestazione è stata presentata questa mattina ad Acireale alla presenza, come vediamo dalle immagini, dell'assessore allo sport del comune di Acireale, Francesco Carrara. L'organizzazione è curata dall'ASD Sport Insieme 2000. La manifestazione si svolgerà con partenza da Piazza Indirizzo. Gli atleti saranno divisi in due batterie. I partecipanti correranno lungo il circuito barocco del centro storico per un totale di 45 chilometri. La gara è ormai l'appuntamento classico di apertura della stagione agonistica del ciclismo dilettantistico siciliano, una tappa che coinvolge corridori, amici, parenti e spettatori provenienti non solo da tutte le province siciliane ma anche dall'Italia meridionale, il tutto in memoria anche del compianto tenente Paolo Giardina. Dicevamo, 12° evento ciclistico Città di Acireale Memorial Tenente Paolo Giardina, domani a partire dalle 9 la gara. Andiamo a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani. Sarà una giornata di sole con poche nuvole e venti deboli che soffieranno da nord-ovest, temperature stazionarie, mari calmi. È tutto anche per oggi, grazie come sempre per essere stati con noi. L'appuntamento con Reporter è per lunedì alle 13.40. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, Etnespresso Channel, TG Reporter, per rivedere i notiziari e per farci avere le vostre sollecitazioni e i vostri suggerimenti. Grazie e buon proseguimento.